Buongiorno a tutti, ci ritroviamo insieme. Si avvicinano le feste di Natale e io ho pensato di fare un piatto adatto. Vi faccio vedere come io cucino il baccalà in umido con le patate. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo a disposizione quasi 1 chilo di baccalà, 950 grammi, quindi sono 4 porzioni abbondanti, 2 patate medie. Le cipollette, queste cipolline piccoline, ne servono almeno 3-4 per persona. La stessa cosa vale per le olive, non le ho pesate, ho fatto un calcolo che siano almeno 6 per ogni persona. Mi serve quasi mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva, un po' di pepe, questo è tanto, un pizzichino, e un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Io sono cresciuta a concentrato di pomodoro, non tanto a passata, però se qualcuno vuole usare la passata va bene lo stesso. Procediamo, la prima cosa da fare è pulire le verdure. Comincio dalle cipolline. Queste esteticamente sono più graziose nel piatto e comunque sono quelle più indicate. E quindi, però, se uno proprio non le ha, può tagliare una cipolla. L'importante anche è il gusto della cipolla che ci sia in abbondanza. Ecco, io queste le pulisco in questo modo, poi le passo in un mollo e le lavo. Scivolano un po' dalle mani. Finito di pulire le cipolline, adesso pulisco le patate. Vediamo un po' se funziona meglio con il pelapatate. Dopo le taglio direttamente nel tegame sul fuoco, le patate. A fine autunno le patate sono da controllare perché germogliano e i germogli non fanno bene alla salute, quindi vanno tenute pulite. Ok, la prossima mossa è mettere su il tegame. Ora faccio questa cosa, prendo il mio vecchio tegame, metto dentro l'olio. L'olio un po' ci vuole perché comunque da solo deve condire sia il baccalà sia le verdure. Questo è olio extravergine di oliva, quindi è denso perché è freddo. Metto il concentrato di pomodoro e lo faccio tostare un pochino sul fuoco. Andiamo sul fuoco. Scaldiamo bene la padella e facciamo tostare. Mia suocera diceva che il concentrato di pomodoro va sempre fatto tostare. Non chiedetemi il motivo, però io mi sono sempre fidata ciecamente di quello che mi diceva lei, che era molto esperta in cucina, e non riesco a non fare esattamente il più esattamente possibile come mi ha insegnato. Ho imparato tanto da lei. Vedete, con il calore l'olio extravergine si scioglie, diventa un pochino più liquido, quindi sembra di più. Adesso il fuoco è alto, però appena comincia a schizzare un po' lo abbasso, così non sporchiamo ovunque. Siamo pronti. Adesso metto l'acqua.
non ne metto molta di acqua. Il baccalà si cuoce in pochissimo tempo. Non metto sale, ricordate di non mettere sale. Metto però un pochino di pepe, quello sì. Ok. Lo lascio bollire almeno 2 minuti. Così si amalgama bene. La posso coprire. Sono passati 2 minuti, il sughetto è pronto, ho tagliato le patate e le mie verdure sono pronte, quindi le posso già mettere dentro, le faccio scendere in questo modo. Metto prima le verdure del baccalà. Il baccalà si cuoce molto molto velocemente, addirittura più velocemente delle verdure, quindi ora come ora preferisco metterlo sopra alle verdure. Adesso metto il baccalà. Le olive sono cotte in forno, quindi sono precotte. E potete prendere le taggiasche, potete prendere, comunque sono saporite ma non sono salate, non c'è il sale in niente. Il baccalà io l'ho trovato questa mattina in pescheria già ammollato per abbastanza tempo, altrimenti non lo sapete che deve stare in ammollo almeno 3 giorni in base allo spessore. Non sono una specialista io nel cucinare baccalà, la mia amica Anna lo fa in maniera strepitosa e ogni anno lo andiamo a mangiare a casa sua logicamente, però io ho cercato di copiarla più possibile. Adesso metto anche le olive, poi non me ne vorrà se faccio qualche errore. Allora, ok, aspetto che alzi il bollore bene e poi ci do una mescolata. Da lì in poi non posso più mescolarlo perché il baccalà si guasta, quindi lo devo muovere continuamente. Questo è un vecchio tegame, ne ho di migliori, di più nuovi, però questo è più alto, quindi mi serviva che fosse un pochino alto. Ho utilizzato questo per quel motivo. Aspettiamo solo un momento. Sono passati un paio di minuti, ha iniziato a bollire bene con forza tutto intorno. Adesso ci do una bella mescolata. Questo piatto all'inizio, appena si porta alla bocca, quando si mangia ovviamente, dà l'idea che sia insipido. Poi invece si sente con il tempo che non lo è. E il discorso, magari sarebbe buona cosa cucinarlo al mattino per la cena, che si insaporisce stando lì, ancora più buono. Ok, ripeto, da adesso in poi non lo posso più mescolare, però lo devo far cuocere perché si deve insaporire. Le olive portano sapore a tutti gli ingredienti. Ora lo copro e ogni molto spesso faccio questa operazione di scuotimento. Ok, lo copriamo e lo lasciamo andare. Ovviamente abbasso il fuoco, abbasso la fiamma e lo lascio andare. Il nostro baccalà è cotto. È stato circa 20-25 minuti sul fuoco. Il baccalà, come dicevo, si cuoce molto in fretta. Adesso prepariamo una porzione. Allora, molto delicatamente. Io non sono abituata a fare i pezzi molto grossi. Preferisco mettere più pezzi. Le nostre cipolline sono belle cotte. Le olive, avete visto in cottura ha prodotto altro liquido, questo ci dice che all'inizio dobbiamo mettere poca acqua, io già ne avevo messa poca, però
dobbiamo tenerla presente questa cosa quando... Allora, due bei pezzettini di patata. Direi che non è male come porzione. Ci può stare. Puliamo un pochino il piatto. E qui in quattro si mangia bene bene, quindi intorno ai 200-250 grammi di baccalà a persona, quattro cipolline a testa, all'incirca per dare un'indicazione, 6-7 olive per persona. Buon appetito! La nostra ricetta è pronta, spero sia stata di vostro gusto, provate a rifarla. Intanto io faccio gli auguri di buone feste a tutti, arrivederci alla prossima!